Ebbene ragazzi, raggiunti le 10.000 views, è arrivato il momento di scoprire le carte e spiegarvi un attimo questo video. Allora, intanto, vabbè, il link è in descrizione, poi vedete anche nella schermata finale, c'è il link e tutto. Prima di tutto ragazzi, è stata una scommessa. Io ci avrei scommesso la mia stessa vita che questo video in veramente un tempo brevissimo sarebbe diventato tra i più visti del mio canale. E infatti ragazzi, è al quinto posto tra i video più visti nel mio canale, dietro Come finire GTA 5 in 5 minuti, dietro al video di Vasco al concerto, dietro una missione di GTA e poi non so cos'altro. Forse al video come sbloccare come far vedere i video non disponibili. Ecco. E comunque, considerando che tra quei quattro video precedenti, più recente un anno e mezzo. Io ovviamente ho chiesto l'autorizzazione al ragazzo preso come soggetto di questo video, perché comunque quello che gli è accaduto sappiamo benissimo che non è una cosa molto piacevole. Però la sua reazione è stata così bella che io ho detto: se ti carico su YouTube, tu fai un botto di visualizzazioni. No, ma dai, ma sì che l'ho convinto, ma mi ci è voluto veramente tanto. E alla fine l'ho caricato. E ho detto, ragazzi, ci avrei scommesso. E tra l'altro ho anche scommesso con lui. A 10.000 views gli avrei offerto una bevuta più una schimicata. A 50.000 views una cena a McDonald's. E a 100.000 views una cena. Questo è quello che gli ho offerto a lui. E per ora, appena finisce il lockdown, dovrò offrirgli una bevuta più uno schimico. Questo è sicuro. Insomma, ragazzi, quella sera io non c'ero. Vi dico già che non c'ero perché ero a casa per motivi personali, di cui non voglio stare a parlare, sindacare, motivi personali, insomma. Erano al compleanno di questa nostra amica. Che è successo? Che avevano già. Perché parlo come se ci fossi stato? Un miro del culo. Era già stato programmato che lei sarebbe stata buttata in acqua. Infatti, è una ragazza che all'inizio del video viene buttata in acqua. Lei, insomma, si era già appurata il vestito di ricambio. Io penso che sia ancora laggiù, dopo mesi, il vestito con cui è stata buttata in acqua. E, insomma, è tutto programmato. Lei si è fatta prendere tranquillamente. E poi è arrivato lui. Lui l'ha buttata dentro. Il problema è che il padre della festeggiata, come è scritto in descrizione sotto il video, l'ha guardato così e l'ha spinto in acqua. Ok, che lui e la festeggiata sono migliori amici, quindi bene o male, diciamo che le scuse, comunque, il dispiacere ci sono state. Alla fine non era uno sconosciuto. Ovvio che se magari fossi stato io al suo posto non lo avrebbe fatto, quello ci mancherebbe altro. Però insomma, si è buttato in acqua con un affare del genere in tasca. E so che è molto, molto brutto. E comunque avrei reagito anch'io così al suo posto. Fatto sta che lui viene buttato in acqua e dalla bocca sua lui non si era accorto di avere queste cose in tasca. Poi fa così per caso e si rende conto di avere tutta quella roba in tasca. E sicché comincia, esce dall'acqua. Succede quello che succede nel video. Poi c'è la stronzata veramente secolare di gli iPhone resistono all'acqua. Col cazzo, non resistono all'acqua. Gli iPhone datele da me, non tiratecelo, non fate niente. Tenetelo sempre così, come se fosse di cristallo, che in realtà lo è. E poi è il dopo che manca, e forse il dopo comunque, anche se ci fosse stato qualche reperto, non lo avrei pubblicato. Non l'avrei pubblicato perché tipo lui si è levato la camicia, ha cominciato a urlare come una scimmia in mezzo alla pista ciclabile di Maria di Pietrasanta, ha cominciato a sradicare le piante. Ah, e quindi ragazzi, lì, insomma, non sarebbe stata una cosa molto. E poi c'era gente che passava in bicicletta, guardava e rideva. Ha cominciato comunque a dirne peste e corna sul suo padre di questa. E poi la storia, insomma, lui ha offerto una cena per scusarsi. E mi sa che anche gli abbia ricomprato metà telefono, da quel che so. È andata a finire comunque bene. Adesso c'è un iPhone 8, anche lui rosso. E quindi adesso la storia è andata a finire bene. E tra l'altro, ragazzi, lui è il ragazzo che quando faccio la serie del fantacalcio
alla squadra blaugrana, quindi insomma vi consiglio anche di seguire la serie dato che colgo la palla al balzo. E quindi niente, vi ho spiegato un po' la storia, perché comunque mi è stato chiesto perché questa cosa, che comunque sì, in un video di 50 secondi è difficile, senza spiegare cosa è successo, capire le dinamiche. Sì, uno che viene buttato in acqua e che bestemmia poi, cioè comunque un prima e un dopo. E quindi è giusto che in questo video raggiunto i 10.000 views vi racconti cosa è successo. E niente ragazzi, questo era solo un video così a sfizio. E se siete nuovi vi invito a seguirmi perché comunque ci sono tantissimi contenuti di tutti i generi. Cerco di accontentare il più pubblico possibile con videogiochi, cose, attività diverse. E anche se comunque non è facile perché magari rinuncio essere più coerente su una cosa per magari aprirmi un po' più persone, come un cantante che magari fa diversi generi per poter essere apprezzato da più persone, sostanza è quello che sto facendo io qui. Detto questo, ragazzi, niente, se vi fa piacere passare al canale, passate, se no è stato breve ma intenso. 6 minuti sono sufficienti. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.